36% della bolletta Tari non passa in consiglio. Il sindaco, bocciato anche dai suoi consiglieri, agita lo spettro del dissesto. 6 arresti la scorsa notte a Forza d'Agro nel Messinese, incendiarono l'auto del comandante della locale stazione dei carabinieri. Emergenza acqua da Cesant'Antonio, il sindaco incontra i cittadini e li invita a segnalare i disservizi all'Acoset. Da lunedì intanto si attiva un pozzo Sogic. Bentrovati con il nostro TG Reporter. Tra gli altri argomenti del nostro giornale, tempo di vacanze, attenzione alle truffe, i consigli della Polizia di Stato per prenotare le case vacanza. Ieri ad Acireale incontro sulla ZES Sicilia con riflettori puntati sull'area artigianale di Acireale, mai decollata. Calcio, parte domani la nuova stagione di Serie D. Ad Acireale si aspetta ancora l'ufficialità del nome del nuovo direttore sportivo. Intanto la dirigenza granata lavora per l'iscrizione al torneo, al campionato. Questo è altro all'interno del nostro giornale. In primo piano i temi, potremmo dire, economici riguardanti i paventati aumenti della Tari ad Acireale. L'aumento è stato bocciato dalla maggioranza del Consiglio Comunale. Il sindaco, sempre più solo, dicevamo, agita ora lo spettro del dissesto. Il dado è tratto. Il Consiglio Comunale di Acireale ha bocciato il PEF presentato dall'amministrazione Alì, che per coprire i costi per lo smaltimento dei rifiuti in discarica ha proposto in aula una delibera rigettata a gran voce da 11 consiglieri su 16 presenti. La delibera bocciata prevedeva un aumento di quasi il 36% della bolletta Tari, che, come ripetuto più volte in aula, avrebbe dato il colpo di grazia agli onesti cittadini in regola a fronte di un pessimo servizio. È stata una lunga seduta di consiglio in cui si sono susseguiti interventi da parte dell'amministrazione per spiegare la necessità di una misura così drastica, che però hanno trovato un muro persino tra i banchi della stessa maggioranza. Da qui il dato politico: il sindaco Stefano Alì è stato bocciato dai suoi stessi consiglieri e questo è un dato su cui riflettere, che non può passare inosservato per il futuro stesso di questa amministrazione. A nulla è valso l'invito di diversi consiglieri di ritirare la delibera, così come è successo a Catania, dove il Consiglio Comunale, con i cittadini in protesta, ha preso atto della decisione dell'amministrazione di ritirare la delibera di aumento della tassa sui rifiuti, aumento previsto nella misura del 18%. Ad Acireale invece il sindaco è stato irremovibile, adducendo motivazioni poco ottimistiche, considerata la situazione di stallo del governo regionale, che poco o nulla sta facendo per aiutare i comuni in difficoltà. E se da un lato l'immobilismo del governo regionale è un fatto reale, negli anni nulla è stato fatto da Palermo per risolvere il problema delle discariche, dall'altra i consiglieri hanno evidenziato il fallimento delle politiche ambientali dell'amministrazione comunale. La differenziata di fatto è rimasta ferma al di sotto del 65% e gli atti politici e amministrativi per smuovere e aumentare la percentuale non hanno prodotto risultati. L'assessore al bilancio Francesco Coco ha parlato di evasori e delle difficoltà di riscossione, ma non è bastato per convincere gli 11 consiglieri che già durante le dichiarazioni di voto chiudevano le porte alla delibera Salasso presentata in aula. Ma cosa potrà succedere adesso con la bocciatura della delibera? Lo spiega il sindaco Stefano Alì in un lungo post sul proprio profilo Facebook. Le tariffe resteranno quelle dell'anno scorso, a fronte di un costo maggiore del servizio di 4 milioni di euro, scrive Alì. Significa che il nostro bilancio dovrà farsi carico di questa somma, operazione assolutamente impossibile. Oggi la scelta è stata quella di non scaricare l'aumento dei costi sui cittadini che pagano le tasse, ma sfortunatamente, conclude il sindaco, questo avverrà in forma ancora più intensa e con tanti problemi molto presto. Dissesto alle porte, vedremo. Intanto, ricapitolando, ci ritroveremo una città ancora più sporca, se fosse possibile, un bilancio dissestato, tra l'altro ancora da approvare, un'amministrazione traballante
che forse avrebbe potuto riproporre la delibera cercando una soluzione politica per calmierare i costi, invece ha scelto di procedere comunque, riproponendo un braccio di ferro l'ennesimo con il Consiglio, che però, a giudicare dai numeri venuti fuori, ha messo in luce un nervo scoperto che fa gola ai tanti, ormai troppi, detrattori dell'amministrazione Alì. Pioggia di critiche all'indomani della bocciatura del piano economico finanziario e degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Sui social, ormai agorà dei cittadini e addetti ai lavori, un susseguirsi di considerazioni a tenere banco la sconfitta politica dell'amministrazione Alì, che incassa la presa di posizione anche di due dei suoi consiglieri, Sonia Botto e Vincenzo Maresca. Abbiamo respinto al mittente, truppa al seguito, scrive il consigliere Francesco D'Ambra, il tentativo scellerato e ingiusto di aumentare la Tari in una città sporca e senza servizi sulle spalle dei cittadini onesti a favore dei furbi evasori. Ieri non è stato sancito solo il fallimento delle politiche ambientali di questa amministrazione, ma anche e soprattutto dell'intera compagine grillina ormai liquefatta e che dovrebbe spingere il sindaco ad una seria riflessione. La scelta di votare contro la proposta d'aumento, dichiara il consigliere Gaetano Di Mauro, arriva da una profonda riflessione, constatando lo stato di degrado in cui versano la città e le frazioni, che dimostra l'incapacità dell'assessore Arramo, peraltro assente ieri sera in aula. Sono convinto che con questa bocciatura si potrà dare una scossa affinché il sindaco possa scegliere di tornare ad occuparsi della propria attività professionale, visto che, come dimostrato, l'attività politica non gli è congeniale. Anche il consigliere Giuseppe Vasta interviene attraverso un comunicato sul risultato della seduta consiliare, chiedendo le dimissioni del sindaco Alì. La delibera di ieri sera, scrive Vasta, era a dir poco scandalosa. L'aumento del 36,54% è inaccettabile, con una città sporca e priva di servizi. Le dimissioni del sindaco sarebbero la cosa più giusta per liberare la città dal limbo in cui si trova. Il consigliere Giuseppe Ferlito in una nota mette in evidenza come la bocciatura della delibera avanzata in consiglio rappresenti il malcontento della città tutta. Abbiamo chiesto un passo indietro e il ritiro della delibera, dice Ferlito, per valutare soluzioni alternative. Un invito, anche un'opportunità non raccolta dal sindaco Alì, che vede la propria compagine politica sciogliersi come neve al sole. Ieri, aggiunge poi la consigliera Sabrina Renna, abbiamo evitato che i cittadini subissero un aumento Tari indegno, indecente e vergognoso. Ci siamo riusciti, ma non ha vinto nessuno, abbiamo perso tutti, perché oggi la città è senza bilancio. Il sindaco Alì non ha avuto l'umiltà di ritirare il provvedimento e rivedere la tariffa. Si è comportato non da politico, è mancata la capacità di ascolto, che è coraggio. È mancato il coraggio, non è responsabilità. Far pagare quelle cifre ai cittadini onesti avrebbe significato dire evadete. Acireale, nave senza nocchiero, dobbiamo superare la tempesta, l'amministrazione si dimetta, così la Renna. E sull'argomento interviene anche il consigliere Luciano Scalia. Quello di ieri sera è stato un voto epocale, di svolta per la nostra città, dice, che per nostro tramite ha gridato basta al sindaco Alì, ma anche alla regione siciliana, la cui azione politica sulla gestione dei rifiuti va di pari passo con quella della giunta Alì. Troppo facile mascherare le proprie inefficienze con la scusa delle coperture di bilancio, sempre e comunque a spese dei cittadini. Voglio augurarmi, afferma Scalia, che tanti altri comuni dell'isola possano prendere spunto dal nostro voto di ieri affinché la Regione, Lanci e Sicilia prendano coscienza nel trovare altre soluzioni che non siano quelle di vessare i propri cittadini con sempre maggiori tasse e un peso che moltissime famiglie non sono più in grado di sostenere. Santo Primavera, già consigliere comunale, attualmente consigliere comunale a Giarre, interviene, dice la bocciatura del PEF certifica sia l'irresponsabilità politica della maggioranza consiliare che ha l'onere della scelta amministrativa di governo della città,
sia l'imbarazzo in cui oggi si ritrovano le amministrazioni locali a causa delle inadempienze del governo regionale in tema di gestione rifiuti nell'isola. Se il PEF non verrà corretto in maniera responsabile entro luglio, porterà dritto il comune di Acireale al dissesto finanziario. Adesso spazio alla cronaca nera. 6 arresti la scorsa notte a Forza d'Agro nel Messinese. In azione i carabinieri di Messina. L'indagine che ha consentito di arrestare la scorsa notte 6 persone a Forza d'Agro è stata avviata dai carabinieri di Taormina in seguito all'incendio dell'auto del comandante della stazione dei carabinieri di Forza d'Agro nella notte del 31 marzo 2021. L'incendio causò la completa distruzione dell'auto di proprietà del sottufficiale, mentre si trovava parcheggiata in strada, vicino all'ingresso della caserma dei carabinieri di Forza d'Agro. La visione delle immagini di videosorveglianza ha consentito ai militari di appurare l'origine dolosa dell'incendio. Dalle indagini è emerso che l'incendio dell'auto era stato innescato da 3 pregiudicati del luogo, che in passato erano stati arrestati nel 2012 per alcuni incendi di diverse macchine a Forza d'Agro e nei comuni vicini, per un altro episodio di danneggiamento seguito da un incendio e per un tentativo di estorsione ai danni del titolare di un noto ristorante di Forza d'Agro nell'ottobre 2021. Diversi anche gli episodi di spaccio di cocaina, crack e marijuana. Documentati, infatti, diversi casi in cui gli indagati, dopo aver reperito la droga nella periferia messinese o nella provincia di Catania, la spacciavano nei comuni della fascia ionica. 2 degli indagati sono stati posti nella casa circondariale di Messina Gazzi, mentre i restanti 4 sono stati posti agli arresti domiciliari. Devono rispondere di danneggiamento seguito da incendio, atti persecutori, tentata estorsione, spaccio e detenzione di droga. È stato domato in nottata l'incendio divampato nel pomeriggio di ieri a Gran Michele, che ha interessato la vegetazione e il bosco in contrada Canale. È stata necessaria anche l'evacuazione precauzionale di abitazioni isolate in prossimità del fuoco. Le fiamme hanno coinvolto alcuni mezzi in sosta e le linee elettriche. Il calore provocato dall'incendio ha poi surriscaldato il mantello di una bombola GPL tra le vegetazioni, che è esplosa. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Vizzini e la protezione civile che, come detto, fino a notte hanno lavorato per domare l'incendio e bonificare la zona. Giornata rovente quella di ieri, oggi non va meglio. 79 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco in tutto il territorio provinciale a Catania. 41 di questi incendi causati da sterpaglie, soprattutto ad Acireale, Catania, Belpasso, Santa Maria di Licodia, Bronte e Palagonia. Tragedia a Bronte, travolta e uccisa dalla propria auto una donna di 75 anni. Questa mattina l'episodio è successo in via Udine. La donna era scesa dall'auto, una Smart, la Smart è posteggiata su una via in pendenza. L'auto ha cominciato la sua discesa, finendo col travolgere la donna. Nulla è valso l'arrivo dei soccorritori del 118. Un'ambulanza invece della Misericordia di Adrano, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata lungo la strada statale 121 in direzione Paternò. Il bilancio è di 5 persone ferite, di cui una è già stata trasportata in ospedale con l'eli soccorso. Tra i feriti, i volontari a bordo del mezzo e una persona disabile. E adesso invece ascoltiamo i consigli della polizia per evitare le truffe. Tempo d'estate e tempo di vacanze per chi dopo un lungo periodo di restrizioni dovute alla pandemia ha deciso di fare la valigia per trascorrere alcuni giorni fuori in totale relax. Spesso l'alloggio che si sceglie è una casa vacanze e per chi si imbatte per la prima volta a prenotarne uno online deve fare i conti con le truffe. Per questo la Polizia di Stato e il portale online Airbnb anche quest'anno hanno diffuso un elenco con le truffe più ricorrenti dalle quali tenersi alla larga. Prima di tutto la trattativa internazionale, quando un
proprietario fittizio appena trasferitosi all'estero non può accogliere di persona e crea una finta pagina di prenotazione fino ad intascare la caparra per poi scomparire. Poi vi è la truffa del rimpiantino, ovvero la creazione di un annuncio su un sito di seconda mano per poi rinviare la conversazione su app o posta elettronica fornendo un altro link che porta ad un sito clone. Infine la truffa della proposta indecente che porta il truffatore a trattare privatamente così da risparmiare entrambi la commissione del portale sparendo una volta che intasca il bonifico. Queste le truffe più comuni che possono essere evitate seguendo dei consigli. Fare attenzione ai siti cloni utilizzando le applicazioni ufficiali per prenotare le case vacanza. Diffidare da chi propone affitti sui social, sui siti annunci di seconda mano o portali immobiliari che poi conducono ad altri portali. Leggere con attenzione gli annunci, i prezzi che risultano molto spesso essere competitivi, soprattutto in periodi di maggiore affluenza, quale Ferragosto, e mai comunicare via email o tramite WhatsApp. Non pagare mai direttamente con bonifico, ma attraverso carta di credito sul sito e in nessun altro modo. Infine, attenzione agli alloggi ESCA quando qualcuno chiede immotivatamente un cambio di sistemazione e diffidare da chi dice di aver dato incarico al sito di mostrare la casa. Secondo il primo rapporto Censis Deep Cyber, il 65% degli italiani ha dichiarato di aver ricevuto email ingannevoli al fine di condividere dati sensibili e che le prenotazioni di viaggi e alloggi figurano fra le 5 attività digitali che gli italiani ritengono a più alto rischio per la sicurezza dei propri dati personali. In Sicilia, nel primo semestre di quest'anno, la Polizia Postale ha trattato 352 casi di frodi su e-commerce, denunciando 152 persone nelle province di Catania, Messina, Ragusa e Siracusa per un danno economico di oltre 250.000 euro. La Polizia Postale delle Comunicazioni sta potenziando ogni strumento per aiutare l'utenza ad un uso consapevole della rete dei pagamenti online, segnalando le truffe al portale della Polizia Postale. Adesso ci fermiamo, una breve pausa pubblicitaria, torniamo con tutti gli altri argomenti. Siamo arrivati a Santa Lucia del Mela in provincia di Messina, una città altamente storica, piena di arte, e vi racconteremo proprio la storia di Santa Lucia del Mela, dagli albori fino ai tempi odierni. Su Etna Channel tutto in di Franco Perdighizzi, sabato e domenica ore 21 e 20, canale 199 in tutta la Sicilia. Il Centro Analisi SAEM informa la clientela che il proprio laboratorio prelievi è aperto tutti i giorni dalle ore 6. Le analisi vengono effettuate in sede. Il Centro Analisi SAEM del dottor Di Carlo è in via Marchese di San Giuliano 21, a Cireale, vicino la biblioteca Zelantea. Per info 095 60 48 83. A vostra disposizione per ogni particolare esigenza con la massima cortesia. Test sierologico degli anticorpi Covid-19 autorizzato dal Ministero della Sanità. Euronics a Cireale. Più vicini con più cura. Grande punto vendita a portata di mano. Siamo su via Cristoforo Colombo 12, direzione ingresso autostrada, ex Arredamenti Gallina. Trova la comodità di un parcheggio riservato a te. La convenienza su tantissimi articoli in offerta. Personale sempre disponibile a consigliarti. Che aspetti? Euronics a Cireale. Informatica, gaming, telefonia, TV e audio, elettrodomestici, video, foto, droni, mobilità elettrica, smart home. Euronics a Cireale, via Cristoforo Colombo 12. Provaci! Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti, riparazione e vendita accessori informatici, risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampe di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad ACI Sant'Antonio in via Vittorio Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori.
Farmacia Cipriani. Se hai bisogno, noi ci siamo. Questa settimana, dal lunedì al venerdì, orario continuato H24. Sabato e domenica, aperto con sospensione solo nella pausa pranzo. Farmacia Cipriani, nel centro del centro storico di Acireale, in corso Umberto 130. Per info 095 60 11 85. Home Store, sentirsi a casa. Home Store, Home Store, la casa qui per voi. Home Store, su tre piani, un grandissimo assortimento. Linea Home, con meravigliosi accessori per la casa. Abbigliamento uomo, donna, bambino, calzature, intimo e accessori. Home Store, Home Store, l'abbigliamento e l'intimo che puoi. Scegli quel che vuoi. Ingresso da Viale Cristoforo Colombo 46 o da Via Sclafani 59. Aperto anche la domenica. Sentirsi a casa. Grande assortimento di abiti per cerimonia. Ti stupirò con il mio design audace e il nuovo Opel Visor. Ti porterò nel futuro digitale con il mio Pure Panel. Ti emozionerò con la mia tecnologia elettrica. Sono nuova Opel Astra. Ci capiremo subito. Nuova Opel Astra Plug-in Hybrid. Speaks for itself. Da 249 euro al mese con scelta Opel, incluse Easy Wallbox e ricariche RCA per un anno. E in più gli incentivi statali. TAN 560, TAG 6,59. Info su opel.it. Vi aspettiamo da Gidauto, concessionaria Opel, a Catania, in via Vitaliano Brancati 23. E a Riposto, strada statale 114, al chilometro 70 e 78. Emergenza acqua ad Aci Sant'Antonio. Il sindaco Caruso ha incontrato ieri sera i cittadini nella piazza di Santa Maria La Stella. Ieri pomeriggio nella piazza di Santa Maria La Stella il sindaco Santo Caruso, reduce dall'incontro avuto in mattinata con i vertici ACOSET, sul quale vi abbiamo già riferito ieri, accompagnato da consiglieri di maggioranza e di opposizione, ha incontrato i cittadini che spontaneamente si sono riuniti in piazza per trattare il problema dell'emergenza idrica. Da ogni dove sono giunte lamentele sul problema e il sindaco ha invitato tutti a fare delle segnalazioni sul sito ACOSET. I cittadini da parte loro hanno affermato di aver seguito i giusti canali ma di non aver mai ricevuto risposta dall'ente erogatore dell'acqua. Ciò che è emerso comunque è che la coperta è davvero troppo corta. Se l'acqua arriva a Monterosso al Lavinaio non arriva a Santa Maria La Stella. Se arriva nelle frazioni, non arriva al centro cittadino o a Lavina e viceversa. Un circolo vizioso che non si può più reggere. Si attende ora con ansia l'uso del pozzo Sogip al confine con Zafferana, nella speranza che qualcosa migliori. Sulla questione abbiamo sentito il sindaco Santo Caruso. Purtroppo ancora persistono ancora alcune zone di criticità nel nostro territorio. Ieri abbiamo avuto questa possibilità attraverso il consiglio di amministrazione dell'ATI di confronto con ACOSET. E si è ottenuto un piccolo passo avanti sull'approvvigionamento di una zona del territorio, in particolare la zona di Monterosso e Lavinaio. E lunedì inizieranno dei lavori di adduzione con la rete di Sogip che proviene dal comune di Zafferana. Attraverso questo innesto di acqua nella condotta, questo secondo i tecnici permetterà un po' di ristoro per quella zona, con un aumento di portata verso la zona di Santa Maria La Stella, che è la zona interessata ai servizi di questi giorni. Oltre che la zona di Santa Maria La Stella, Lavinaio e Monterosso, abbiamo anche qualche criticità evidente nella zona alta di Lavina e via Paolo Vast. Anche là stiamo cercando di capire, perlomeno il Presidente e la parte dei tecnici si sono impegnati a poter ottenere approvvigionamento suppletivo per cercare di alleviare un po' questa situazione. Spero che tutto quello che è stato promesso possa diventare realtà nell'immediato, perché condivido le proteste, sono accanto ai cittadini, perché effettivamente
soffrire la mancanza dell'acqua con queste temperature non è assolutamente accettabile, non è una situazione che può essere assolutamente accettata e ripeto, condivido e sono sempre accanto ai cittadini per cercare di lottare e poter ottenere quello che è un diritto, che stiamo parlando di acqua, quindi bene pubblico. Non può esistere che nel 2022 ancora ci possono essere zone del territorio, zone che ancora soffrono per settimane di mancanza di acqua. Così dunque il sindaco di Aci Sant'Antonio. Intanto raccogliamo sempre segnalazioni per quanto riguarda il disservizio rifiuti che ad Acireale sembra diventato una costante. Oggi nella frazione di San Giovanni Bosco la Tecra non ha svolto la raccolta della plastica, visto che noi cittadini la taria al comune gliela paghiamo profumatamente, sarebbe bene che si prendessero provvedimenti. È il tenore di un testo che abbiamo ricevuto in redazione, una delle tante segnalazioni giornaliere che appunto raccogliamo in redazione, e speriamo che questo mancato servizio della raccolta della plastica sia avvenuto solo in questa parte di territorio di San Giovanni Bosco, visto che anche da altre parti delle frazioni a mare abbiamo raccolto le stesse segnalazioni, ma probabilmente nelle scorse ore la Tecra è intervenuta. Speriamo bene. A cura della redazione giornalistica di Tele Pegaso Caltagirone, stasera sulla nostra emittente trasmetteremo il punto del giornalista Franco D'Urbino, che propone Libero Pensiero. In studio gli editorialisti Ettore Minniti e Giuseppe Iudicelli. Il tutto alle 22:30, subito dopo stasera al teatro, quindi a partire dalle 22:30, concluso l'appendice stasera al teatro, daremo spazio alla redazione giornalistica di Tele Pegaso Caltagirone con il punto di Franco D'Urbino. La ZES incontra i territori, è stato il tema di un incontro tenutosi ad Acireale con attenzione focalizzata sull'area artigianale di Via Volano. Si è tenuta nella sala stampa del comune di Acireale una conferenza sul tema La ZES incontri territori, promosso dalla zona economica speciale della Sicilia orientale, in collaborazione con il comune acese, l'Adocec Lupla CLAI e la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa CNA. Sono intervenuti il commissario ZES Sicilia Orientale Alessandro Di Graziano, il sindaco Stefano Alì, il dirigente comunale Antonio Molino, Massimo Cartalemi, project manager ZES Sicilia Orientale, Davide Trovato, presidente CNA Acireale, Sebastiano Lentini, presidente UPLA CLAI Acireale, nonché poi il presidente Adocec Acireale Massimo Currò. La ZES Sicilia è nata con l'obiettivo di creare condizioni favorevoli all'insediamento e allo sviluppo delle piccole, medie e grandi imprese. Ad Acireale riflettori puntati così sull'area artigianale di Via Volano, il cui interesse è andato man mano scemando dopo la notevole attrattiva scaturita intorno agli anni 2000. Nella città di Ace Galatea gli artigiani che hanno acquistato lotti nella zona in questione sono rimasti bloccati per via dei vincoli urbanistici ora superati e di una inerzia generata anche dalla sfiducia. Dei 36 lotti ad oggi disponibili, solo 14 restano confermati, 11 sono ancora liberi, altri 11 sono di artigiani che nel frattempo hanno chiesto la disdetta e la restituzione delle somme pagate. Quest'area attualmente è in stato di abbandono ed è necessario, ha sottolineato l'ingegnere Roberto Barbagallo, tecnico delegato degli artigiani acesi, che il comune provveda alla pulizia, rimuovendo prima di tutto l'enorme quantità di terra vulcanica e che si occupi pure della sistemazione del terreno, eliminando i dislivelli. Necessaria inoltre una verifica delle opere di urbanizzazione. Al commissario ZES Sicilia Orientale, Barbagallo ha chiesto pure di venire incontro alle necessità degli artigiani, garantendo una semplificazione burocratica e la possibilità di estendere la ZES verso l'area industriale di Via Anzalone.
Il Comune di San Gregorio di Catania, la Iblea Servizi Territoriali Onlus hanno organizzato per la giornata di domani un evento dedicato alla Giornata Mondiale del Rifugiato 2022. L'iniziativa si aggancia alla campagna globale per i rifugiati lanciata dall'Agenzia ONU per dare visibilità alle espressioni di solidarietà verso i rifugiati e rafforzare così l'incontro tra le comunità locali e i migranti. Domani primo appuntamento rivolto ai più piccoli, ai giovani, nel cortile dell'Istituto Salesiano Sacro Cuore di San Gregorio, con una serie di attività ludiche, ricreative e di animazione. Handbag è l'iniziativa solidale dell'associazione Avesci che a partire da domani 1 luglio alle 17.30 allestirà nei locali adiacenti la sala Pinella Musumeci ad Acireale una 3 giorni per esporre le opere artigianali fatte a mano dalle donne coinvolte nell'ambito del progetto messo a punto dall'associazione Avesci per fronteggiare l'impatto psicologico che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha avuto sulla popolazione femminile. Laboratorio artistico, insomma, l'insegna della solidarietà sociale. Tanti altri argomenti ci attendono ancora subito dopo la pubblicità. Stasera al teatro, rassegna di opere teatrali realizzate da compagnie locali. Tutti i mercoledì sera, in prima serata, ore 21:10. In replica il venerdì pomeriggio, ore 16, e la domenica alle 23, su Etna Channel. Le compagnie teatrali di tutta la Sicilia interessate a mettere in onda le proprie opere possono inviare una mail di richiesta a info@radioetnaespresso.it. Se volete comprare un'auto nuova, prima di tutto garantitevi l'assistenza diretta. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. Venite a scegliere tra la vasta gamma di autoveicoli quella che cercate. Vi garantiamo finanziamenti agevolati, attuazione delle offerte in atto dalle case madri, servizio assistenza, ricambi ed accessori originali, vettura sostitutiva in sede. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia ad Acireale. In via Loreto Balatelli 144. Per qualsiasi informazione 095 76 51 805. Eleganza. Scalia Musmarra, Piazza Duomo 23, Acireale. Hai cambiato auto? Sì, cambio quando voglio. L'utilitaria per la città, l'auto più grossa per i lunghi viaggi, quella elegante per le grandi occasioni. Hai vinto al Super Enalotto? No, ho scoperto la convenienza dell'autonoleggio Miami. Niente più bollo, niente assicurazioni, niente responsabilità. Con una piccola cifra giornaliera, senza carte di credito né cauzioni, vado, faccio benzina e torno. Chilometri illimitati. Autonoleggio Miami, auto furgoni, auto per cerimonia. Vieni a scegliere la tua nella nuova grande esposizione di Via Lazzaretto di fronte alla Cittadella del Carnevale. Informati e prenotati allo 095 826 41 55 o presso i nostri uffici in Via Vittorio Emanuele II 41, Piazza Carmine, a Cireale. Fatti un piccolo regalo destinando il 5 per 1000 alla Misericordia, perché la Misericordia sei anche tu. Dona il tuo 5 per 1000 per la nostra comunità, per aiutarci ad aiutare. Anche in questo tempo di pandemia, le Misericordie sono al tuo fianco. Ora puoi fare anche tu la tua parte. Aiutaci ad aiutarti. Dona il tuo 5 per 1000 alla Misericordia di Acireale, dal 1979, a servizio della vita. Scegli il sostegno del volontariato scrivendo il codice fiscale 810 057 30 874. Grazie di cuore. La tua salute è importante. Affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia,
calzature, dermocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria. Reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via Nazionale Guardia 196 ad Acireale. Si effettuano tamponi rapidi antigenici e rilascio Green Pass tutti i giorni, compresa la domenica. Matt, che fu che è successo qui? Aiuto! E chi è me mondasso già tutte cose? E io pensavo che stavo sognando, ma questa è realtà, questa è magnificenza! È un sogno, la Sicilia traslochi! Smontiamo, rimontiamo, imballiamo, trasportiamo, modifichiamo mobili e cucine nei nostri laboratori in tempi rapidi. Viaggi settimanali da e per il nord. Copertura assicurativa e la massima professionalità sul lavoro. Ma dove vai se la Sicilia traslochi non ce l'hai? La pagina della cultura, conosciamo meglio Racconti Volanti, libro che verrà presentato nelle prossime ore ad Acireale di Francesco Manna. Racconti Volanti, è questo il titolo del libro che verrà presentato questo pomeriggio presso la sala stampa del Palazzo di Città di Acireale. Libro in cui l'autore, in 11 storie, racconta le esperienze e le sensazioni provate nel decennio trascorso a bordo della volante della polizia tra gli anni 90 e gli anni 2000. Sono 11 racconti legati a storie realmente successe durante questa mia attività lavorativa, alcune molto forti, parlo dell'omicidio di Filippo Recidi, parlo di quel bambino dimenticato dal papà in macchina, ma racconto altre storie, aneddoti che sono successe, che non hanno avuto ovviamente un largo eco di stampa, ma che sono rimaste all'interno della squadra dove io lavoravo. Quindi quello che faccio, scrivendo questo libro, è quello di portare con la mano il lettore dentro la volante, far capire cosa significa l'attività di polizia, cosa significa il lavoro vero e proprio della volante della Polizia di Stato. Il numero dei racconti non è scelto casualmente, così come i colori della copertina, il rosso e il blu, che rappresentano i colori della divisa della polizia. L'immagine sulla copertina è stata appositamente disegnata da Francesco Privitera e presenta tre figure: un poliziotto che raffigura l'autore, il Duomo di Catania e la pantera della Polizia di Stato. I relatori della presentazione saranno Agata Sava, che ha contribuito alla scrittura del libro, e Mario Antonio Vazzano, ex comandante dei Vigili Urbani di Mister Bianco, mentre la lettura di alcune storie del libro sarà affidata all'attrice teatrale Esther Anzalone. Oltre al patrocinio del Comune di Acireale, sarà presente anche l'associazione Antiracket e Antiusura Rosario Livatino di Acireale, la cui presidente è Gabriella Puleo, e l'associazione culturale Graziella Coco, presieduta dall'autore del libro Francesco Manna. E adesso parliamo d'altro. Ad Aci Sant'Antonio, presentata stamane in conferenza stampa la 13ª edizione della manifestazione cinematografica Etna Ace Film Festival. Si comincia sabato con il premio letterario Etna Ace. Tutto pronto ad Aci Sant'Antonio per l'inizio della rassegna cinematografica Etna Ace Film Festival. Lo start ufficiale è previsto per sabato 2 luglio, quando a Palazzo Cantarella, sede della Kermesse, sarà conferito il premio letterario Etna Aci, legato in maniera indissolubile alla manifestazione cinematografica, è giunto alla sua 11ª edizione. Da domenica 3 invece spazio alla rassegna cinematografica, quest'anno giunta alla 13ª edizione, che si concluderà sabato 9 luglio. Stamane la manifestazione, organizzata dall'Associazione Cine Teatro Ambrosiana, è stata presentata in conferenza stampa al Comune Sant'Antonese, alla presenza, tra gli altri, del Sindaco Santo Caruso, dell'Assessore alla Cultura Quintino Rocca, del Presidente del Cine Teatro Ambrosiana Turi Foresta e di alcuni componenti della stessa associazione. Come detto, si comincia sabato con il premio letterario. Quattro gli autori in concorso: Costanza Di Quattro, Matteo Donato, Giuseppina Norci e Pino Aprile. Da domenica invece comincerà la proiezione di corto e mediometraggi, corto scuola e book trailer. Stiamo riprendendo a pieno ritmo, diciamo, dopo i 2 anni di pandemia, con la speranza che per il futuro sia un buon auspicio. Stiamo ripartendo nuovamente con il festival, ecco, siamo già alla 13ª edizione. Corti ne sono arrivati come al solito a non finire per il concorso.
Poi abbiamo il premio letterario, che siamo arrivati anche all'11ª edizione, che aprirà, diciamo, la rassegna di tutti gli spettacoli, le produzioni cinematografiche. E abbiamo due chicche quest'anno al festival, diciamo, di due film. Uno dedicato al 100 anni della morte del Verga, che sarebbe La Lupa di Alberto Lattuada, film del 57, se non mi ricordo male della data. E un altro, che sono Anni difficili, del 48, che rispecchia quello che attualmente sta succedendo a livello globale, ecco, riguardando la guerra che c'è in atto. Nel corso del festival cinematografico ci sarà spazio anche per un omaggio all'autore Giovanni Verga, in occasione del centenario della sua morte. Martedì 5 luglio è prevista infatti la proiezione del film La Lupa con la regia di Alberto Lattuada. Il film sarà però preceduto da una conversazione del critico cinematografico Franco Lamagna sul rapporto tra Giovanni Verga e il cinema. Quest'anno ricorre il centenario della morte di Giovanni Verga, che morì nella sua casa di Sant'Anna, di via Sant'Anna a Catania, nel gennaio del 22. Quindi abbiamo pensato ovviamente di dedicare un omaggio particolare, perché Verga ebbe con il cinema un rapporto tormentato che però andò avanti negli ultimi anni della sua vita, a partire dal 1909 e fino alla morte. L'Etnaci Film Festival è ormai divenuto un appuntamento fisso per l'estate sant'antonese, dove la cultura si lega con l'intrattenimento. Diventa importante, e lo è importante, perché rappresenta un punto di forza per l'attività culturale del nostro territorio. E un grazie va giustamente alle associazioni, in questo caso l'associazione Gruppo Teatro Ambrosiana, che ha sempre questa perseveranza, perché dare l'opportunità a una comunità di crescere attraverso queste iniziative sicuramente deve essere un motivo di vanto, di orgoglio. Per me è un appuntamento fisso dell'estate sant'antonese, e questo anche perché noi come amministrazione ci abbiamo sempre scommesso, in quanto è un'amministrazione che fa intrattenimento ma al contempo fa cultura, e quindi cosa chiedere di più? Quest'anno è un'edizione importante, impreziosita da vari appuntamenti e dalla presenza di Pino Aprile, che è uno scrittore, un intellettuale di rilevanza nazionale, che peraltro ha fatto sempre molto discutere, quindi anche un, diciamo, un intellettuale dal pensiero scomodo, e quindi sarà davvero anche interessante sentire, dialogare con lui, vedere, appunto, ascoltare le sue opinioni. Da Etnaci ad Acireale com'era? È ancora possibile fino a sabato prossimo ammirare la mostra fotografica Acireale com'era, esposizione di foto e cartoline al Palazzo di Città di Acireale. L'iniziativa, inaugurata lo scorso 24 giugno, è organizzata da Rosario Bottino, presidente dell'Associazione Filatelica Numismatica Cese, in occasione dei suoi 25 anni di attività, e propone un tuffo nel passato alla scoperta delle bellezze antiche acesi e verso la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico della città. L'accesso alla mostra è gratuito e accessibile tutti i giorni dalle 9.30 alle 12.30. Il calcio: parte domani la nuova stagione in Serie D. Ad Acireale si aspetta ancora l'ufficialità del nuovo direttore sportivo. Il 30 giugno è una data cardine, si conclude ufficialmente la stagione 2021-2022, perché da domani si apre sempre ufficialmente la stagione 2022-2023. Libera tutti per i giocatori non legati da contratti pluriennali, il che vuol dire che le rose di fatto si azzerano e si ricomincia da capo. Ad Acireale i giocatori legati da un biennale erano tre, Lodi, Figliomeni e Russo, ma Lodi e Figliomeni hanno già trovato l'accordo per svincolarsi, il primo con destinazione ovviamente Catania. In Granata restano quindi Russo e alcuni degli under di proprietà, poco come ossatura su cui costruire la nuova squadra, ma da domani si farà sul serio, perché partirà il valzer delle trattative. A condurle dovrà essere il nuovo direttore sportivo, che salvo colpi di scena dovrebbe essere l'ex paternostrianese, per il quale manca ormai solo l'ufficialità. Strianese si starebbe già intanto muovendo anche per l'allenatore. L'obiettivo principale della società granata sarebbe quello di trattenere Fabio De Sanso, ma si stanno sondando anche altre possibilità, tra le quali però non ci sarebbe Campanella, ex allenatore della San Cataldese, che nelle scorse ore era stato accostato ai colori granata.
La dirigenza, in attesa anche dell'ufficializzazione del ruolo di Santerusso, sta intanto lavorando per l'iscrizione. L'ostacolo più grosso da superare, oltre quello dello stadio, rimaneva quello delle liberatorie dei giocatori della passata stagione. Da questo punto di vista il grosso degli stipendi sarebbe stato saldato, resterebbe solo qualche mensilità arretrata. Poi si potrà procedere a presentare la domanda di iscrizione, che, va ricordato, va inoltrata entro il 15 luglio e previo il pagamento di qualcosa come 45.000 euro tra oneri e fideiussione. Ma in casa granata il clima è sereno, come dichiarato nei giorni scorsi il DG Fasone. L'ipotesi di non iscrizione al momento non è neanche presa in considerazione. Andiamo a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per domani. Giornata soleggiata con temperature alte, le minime si attestano sui 25 gradi, le massime sui 35-36 gradi, venti moderati, il mare caldo. È tutto anche per oggi, grazie per essere stati con noi. TG Reporter torna domani, una nuova edizione a partire dalle 13.40. Arrivederci.